Le riconosci chi sono queste due? Guarda! Le riconosci? Chi è? Sì, queste sono Nanette e Babette Brown, le famose due gemelle che facevano lo spogliarello e la danza del ventre, che io ho tagliato a pezzi e acconciamente ho messo in due valigie e ho messo i pezzi separandoli per suonare le indagini. Questi invece sono io, alla rapina di Düsseldorf, 16 morti ho fatto. Senti, senti, sta vuotando il sacco. Ho ammazzato due vecchi e un bambino di 4 anni, l'ho strozzato con le mie mani. Questo invece è Empoli, una rapina ad una banca molto agghiacciante. Oh, questa... Ah, questa è una faccia molto conosciuta, è una famosa trovia maltese di origine napoletana che io... Ma questa è mia moglie. Come? La moglie? Sua moglie? Oh, una santa donna, sa? Io sono sicuro che è una buona moglie. Non è quella, sa? Mai, mai. E poi si vede subito dalle gote che è una... Colonnello, ha confessato tutto. Ma che dice? C'è un errore di persona. Rilasciatelo subito e mandatelo fuori, questo disgraziato. No, fuori no, per pietà, non mi mandino fuori. Fuori ci sono ancora la guardia di finanza, i vigili, i pompieri, i rigattieri, i forestieri. E certo, ha ragione, povero uomo. E infatti, con tutte le nostre pattuglie in giro, ce lo troviamo tra i piedi continuamente. E allora che possiamo fare, secondo voi? Schiaffiamolo dentro, al fresco. In galera, ma abbia pazienza, ma come? Fine alla cattura della Belvoma. Colonnello, mi meraviglio di te, ma non lo vedi come è ridotto questo povero disgraziato? Che lo sbattiamo in galera finché non prendiamo la Belvomena? Guardatelo un po'. Facciamoci venire un'idea valida, piuttosto. Sì. Oh, tu Simone, mi dà fastidio quando mi tocchi. Si facci venire un'idea. Oh, Madonna benedetta, che c'è? Si potrebbe rilasciare un lasciapassare. Ecco, il lasciapassare. Il mio aiutante ha detto la stronzetta giornaliera. Ho trovato. Si potrebbe rilasciare un lasciapassare. Bravo! Bene, ebbene, è venuto così. Allora, si dichiara che il possessore del presente lasciapassare non ha niente a che vedere, malgrado la somiglianza incredibile, con il pericoloso bandito ricercato da tutte le polizie del mondo e conosciuto col soprannome di Belva Umena. Comandante CC, comandante Digos, comandante polizia, timbre e firme. Allora, caro Frecchia, mi guardi bene negli occhi. Questo lei non lo deve mollare mai, per nessun motivo al mondo. Perché sennò per lei sono chezzi. Signor Frecchia! Chi è? Signor Frecchia, ha dimenticato questo. Che cos'è? Lascia passare. Ah, grazie. Prego. Buonasera. Buongiorno. Senta. Sì? Mi saluti anche la sua signora. Sua signora. Niente. Scusi. Ma, scusi. Ma sa mica dov'è la mia macchina che non... Ma è lì, alle sue spalle. Grazie. Prego. Molto gentile. Buonasera, eh. Ma abbiamo un po' di... Abbiate pietà! C'è nessuno!